Uno studio dell'American Heart Association, uscito qualche settimana fa, ha dimostrato come il digiuno intermittente, ovvero quella strategia alimentare per la quale mangiamo solo in alcune ore della giornata e nelle altre invece facciamo digiuno, aumenta del 91% il rischio cardiovascolare. Questo studio è stato molto corposo, eh? Sono state monitorate più di 20.000 persone negli Stati Uniti tra gli 8 e i 17 anni in media, quindi per un bel periodo di tempo. Questo studio poi è stato ripreso da alcune testate italiane con dei titoloni da terrorismo psicologico: il digiuno intermittente aumenta il rischio di morte cardiovascolare. Peccato che queste persone non sono state monitorate in quello che hanno mangiato, ma solo per quanto riguarda la finestra di alimentazione. Per cui, se io mangio 17 anni al McDonald's, per 17 anni di fila al McDonald's è uguale come mangiare 17 anni seguendo un'alimentazione secondo natura. Di queste bufale e di altre parleremo questa sera nella diretta con la dottoressa Silvana Maggi, biologa e nutrizionista esperta di psiconeuroendocrinoimmunologia, con la quale parleremo di tanti falsi miti sull'alimentazione per l'osso. Non perderti il video perché sarà fantastico.